Nonostante il caldo torrido di questi giorni, torna fresco di stampa il format che affronta, diciamo, i libri che vengono pubblicati in questo periodo. Oggi parliamo di un libro che ha fatto discutere, sta facendo discutere, del mio amico e collega Vincenzo Rochira, Un sogno American. Si parla dell'American Laundry, la grande azienda, la grande genialata partenopea delle aziende, delle imprese italiane di inizio Novecento. Vincenzo Rochira, autore di questo libro, viene da questa realtà. Parlaci di American Laundry, perché tante persone non conoscono, cioè ne hanno sentito parlare, ma non conoscono effettivamente la storia di questa azienda. Grazie Rosario. Un sogno American perché ho voluto parlare di nonna Carmela Lahara e della sorella Rosa, che avevano un sogno, quello lì, di essere delle imprenditrici indipendenti, e realizzarono il loro sogno nel 47-48, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e si insediarono, per loro fortuna, all'interno di Palazzo Fuga, il Reale Albergo dei Poveri, dove lì, per loro fortuna, il re Carlo III di Borbone fece predisporre già un impianto per tutti i tipi di officine, di tutto ciò che il Reale Albergo dei Poveri avesse bisogno, compreso di una lavanderia industriale. Quando mia nonna e mia zia si insediarono lì, furono le prime imprenditrici, le prime lavandaie industriali d'Italia. Ecco, Vincenzo, possiamo dire che l'epoca borbonica è stata anche un'epoca di grandi idee, di grandi genialate, come dicevo prima? Assolutamente sì, altrimenti la mia famiglia non si sarebbe ritrovata in questa fortuna. Praticamente poi il Reale Albergo dei Poveri serviva non soltanto ad ospitare le persone che ne avessero bisogno, perché non avevano un luogo dove poter riposare, rifocillarsi o accudire i ragazzi, ma era anche una scuola formativa. Infatti lì dentro, come dicevo prima, c'era coloro che preparavano le ceramiche per i piatti, oppure, che ne so, il ferro per costruire le posate, per riparare le inferriate del nosocomio, e poi c'erano il falegname, e poi ancora la lavanderia e anche altro. Ed è stato veramente bello visitare tutto, dove poi, tra le altre cose, in quella struttura io ci ho trascorso anche la mia infanzia, fino ai 15 anni, perché poi nell'80, 23 novembre 1980, ci fu il terremoto, e quindi quella parte dove c'era prima la nostra lavanderia fu chiusa. Ecco, questo libro è la cosa che stavo leggendo e te la voglio chiedere. La prefazione è firmata dal ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Possiamo dire che l'American Laundry, ma anche lo stesso libro che racconta questa esperienza, fa parte della storia culturale italiana, della letteratura, della cultura italiana? Fa parte della cultura non soltanto perché il signor ministro ha programmato diversi milioni di euro per ristabilire il Reale Albergo dei Poveri. Ma 140, se non sbaglio, per l'esattezza. L'importo preciso non lo dico, so che sicuramente sono più di 100, questo è vero. E praticamente poi ci sta da aggiungere che lì ancora oggi c'è una palestra, il Kodokan, che ho frequentato ovviamente quando ero giovane, quando ero adolescente, e lì praticamente era la struttura dell'albergo di Poveri. Ci andavo non soltanto per vedere nonna, zia, i miei zii che lavoravano, ma anche per fare palestra di vita a questo punto, perché lì si incontravano tutti. Ed è stato veramente bello rivedere, e la prefazione, tra le altre cose, è stato così generoso il ministro Sangiuliano, perché tra le altre cose, come me, anche lui è un judoka, e poi un collega giornalista, e mi ha dato lui il via per incominciare a scrivere poi sul quotidiano Il Roma, quando lui era direttore.
Ecco, ma l'esperienza dell'American Laundry come impresa, cosa resta oggi di quell'impresa, al di là della, diciamo, della questione delle lavanderie industriali? Però c'è un'esperienza imprenditoriale di base che resta come cultura storica. Sì, oggi ci sono tantissime lavanderie industriali, tutte quante che nascono dalle esperienze che hanno fatto con la mia famiglia, in modo diretto o in modo indiretto. In modo diretto ex dipendenti, ex collaboratori, e invece in maniera indiretta ex colleghi di lavoro che oggi si ritrovano ad essere leader loro nel settore. Però finché c'è stata American Laundry era ella la leader in Italia. Ricordo con molto piacere che intorno al 2009 credo si fossimo i primi in Italia, terzi in Europa per fatturato e per numero di dipendenti. Ricordo benissimo il numero, 1200 dipendenti. Cosa resta oggi di quell'esperienza, oggi ovviamente nel tuo lavoro quotidiano? E attualmente faccio, diciamo, consulenza per gruppi di lavanderie industriali, i miei colleghi, e di tanto in tanto vengo chiamato per approfondire delle problematiche e cercare di risolverle. Questo libro non parla soltanto, diciamo, di un'emozione di base che può essere l'American Laundry come storia, ma parla anche di un'esperienza di vita, un'esperienza di famiglia. Cosa resta di quella famiglia oggi? Il senso di appartenenza alla famiglia rimane intatto, è l'unico valore che non è stato intaccato. Ancora oggi ci frequentiamo in giro, ci siamo modernizzati, abbiamo una chat dove ogni mattina e ogni sera ci diamo il buongiorno, buonasera, diciamo che ci facciamo una conta. Veniamo da una famiglia che è stata prima matriarcale per via di mia nonna Carmela e poi patriarcale per via del mio zio Giuseppe. E oggi i miei due cugini maggiori, Nicola e Massimo Bonafide, grazie a loro manteniamo ancora questo contatto forte, stretto, tra noi che siamo i cugini più piccoli. Vincenzo, ti faccio una domanda e ovviamente ti chiedo di rispondermi anche in maniera veloce se vuoi, perché mi rendo conto che sono domande molto, molto particolari, ma io faccio questo mestiere e sono curioso. Perché ha chiuso l'American Laundry? Volontà esterne. Sicuramente c'erano delle problematiche, ma reputo nulla che non potesse essere risolto. E volontà esterna hanno voluto che American Laundry chiudesse. E mi limito a dire questo perché credo che il percorso che si doveva fare l'avrebbero dovuto seguire i commissari, e non so se l'hanno fatto oppure no, perché io ho seguito da esterno ciò che è capitato ad American Laundry quando nel 2009 ho dato le dimissioni dell'incarico che avevo, e quindi ho tenuto tantissimo a salvaguardare i posti di lavoro che erano in pericolo, cercando di scrivere la verità. La verità era che c'era una maestranza ben formata, una maestranza veramente competente e capace. E io ho cercato di fare questo. Poi dopo il resoconto bisognerebbe chiederlo a chi ha amministrato e ovviamente la società che poi è andata a gambe pelate. Ecco, Vincenzo, ma al di là di quelle che sono le esigenze delle maestranze, come anche ovviamente della proprietà, ma l'American Laundry era un'azienda di prestigio planetario, perché la pubblicità era praticamente dovunque. Chi ha pensato di poter, diciamo, chiudere questa esperienza senza? Il competitor che successivamente si sono aggiudicate le gare da. Restiamo qui, non andiamo oltre questa situazione, perché più o meno, diciamo, abbiamo capito la situazione. Questo lo racconto poi nel secondo volume, questo è il primo. Ecco, è la mia domanda conclusiva era proprio quella. Il futuro non tanto di Vincenzo Rochira, né tanto dell'American Laundry, un sogno American, no, ma il futuro cosa intendi fare?
Quale sarà il secondo step dopo questo libro? Il dottor Rosario Bianco della Giusi Editore è stato così gentile a darmi fiducia e mi ha... Ti ha garantito un sequel? No, mi ha dato l'input per fare il libro e per portare avanti questo progetto. E dato che parrebbe che gli scontri sono positivi, dovrebbe esserci un sequel. Che il libro io l'ho fatto in tre parti, la parte iniziale, poi c'era quella lì centrale e c'è poi la parte conclusiva, e per questo mi sono limitato a dare delle risposte sintetiche, anche per creare, come si dice, l'attesa di sapere poi l'evoluzione che c'è stata dal 1980 al 2000 e poi dal 2000. Noi la vogliamo un poco smorzare questa attesa, magari vediamo un attimo che cosa hai intenzione di fare, ma anche soltanto così, un barlume di idea. Vabbè, i grandi contatti che aveva mio zio con gli uomini politici, gli uomini che contavano una volta nella Prima Repubblica, e mi ricordo delle passeggiate che facevamo a Roma, perché nelle gare che si facevano prima per le assegnazioni degli appalti, noi era prevista una limitazione di fatturato oppure di competenza, e quindi partecipavano addirittura le lavanderie piccoline, tipo quelle lì che c'erano sotto casa, le lavanderie a secco, ed era improponibile. Quindi mi ricordo che mio zio faceva veramente tanti sforzi per far aderire a chi di competenza che ci doveva essere una regolamentazione seria, una regolamentazione rigida di competenze, anche per la gestione dei prodotti chimici che si usano, e tipo all'epoca usavamo l'ossido di etilene per la sterilizzazione della biancheria. Ricordo un impianto che andiamo a comprare a Goethe, a Malmö, e noi fummo tra i primi ad avere un impianto di sterilizzazione, e quello lì ci servì per aggiudicarci moltissime gare, tipo quelle là più blasonate e quelle più importanti per la sterilizzazione dei capi, che ne so, del Cardarelli, del secondo policlinico, insomma gli ospedali più cospicui. Vincenzo, ti faccio l'ultima domanda, perché abbiamo un paio di minuti, giusto che mi rispondi, perché è una curiosità più che altro. L'American Laundry è stata un'azienda con 1200 dipendenti. Se la televisione pubblica ha prodotto un film su Adriano Olivetti, perché non potrebbe produrre un film, un documentario, un qualche cosa su American Laundry? Io più che un libro, con più di un film, gradirei una serie televisiva. Sarebbe veramente bello, perché il mondo della lavanderia, come l'ho vissuto io, era uno sketch diverso giorno per giorno. E come ho visto quel che vedo in televisione, beh, ci sarebbe spazio anche per una bella serie televisiva ambientata con scene d'epoca, in locali d'epoca, tra le altre cose già finanziate, perché il Reale Albergo dei Poveri dovrebbe appunto essere ristrutturato, e quindi sarebbe veramente bello, una cosa puntata, qualcosa del genere. Quindi in questo caso ci facciamo portatori di questa idea presso Mamma Rai, quindi Rai Fiction, perché si possa realizzare una situazione del genere. Magari. Poi sarebbe l'ideale, anche per dare lustro ad un'azienda importante, un'azienda italiana importante, nata dalla genialità di due donne, di idee di due donne partenopee in maniera particolare, perché noi parliamo sempre di aziende che sono nel nord del paese, non parliamo mai di quelle che sono le idee imprenditoriali che sono al sud. Io ringrazio Vincenzo Rochira per essere stato con noi e averci raccontato American Laundry, un sogno American, il libro sull'azienda di famiglia. Grazie Vincenzo per essere stato con noi, e a tutti voi l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.